noi siamo contenti semplicemente di aver fatto un lavoro con grande onestà, ma soprattutto con passione e con determinazione. Poi appunto alla fine della mostra contano anche, non soltanto il verdetto della giuria, conta anche appunto quanto bene i film siano stati visti, la forza di Venezia di far vedere bene i film, meglio che in altri festival, e naturalmente in corso vediamo ancora tante situazioni che possono essere ulteriormente razionalizzate, tanti bulloni che si possono meglio riavvitare. Tra l'altro non avevamo tenuto conto del fatto che il passaggio al cinema digitale fa sì che questo provochi una serie di criticità tecnologiche alle quali ovviamente non erano abituati. La pellicola in fondo al massimo può essere graffiata su qualche rullo se l'hanno proiettata male nelle proiezioni di controllo prima della mostra. Il digitale è come quando si accende un computer, è una specie di Eternalotto. Purtroppo Aldo Grasso fa parte di quei giornalisti che amano talmente tanto il gusto della battuta, il calembour, che per lui suona bene, che poi finisce tra l'altro per parlare di cose delle quali non è stato testimone, che non ha visto, che non ha seguito direttamente. Quindi sono cose che lasciano un po' il tempo che trovano. Non c'è dubbio che la mostra non ha, da troppi anni la mostra non ha nel suo DNA il controllo del glamour e del glitz, la possibilità quindi di fare della passerella un momento che sia al tempo stesso paillette ma coniugate, come dire, ai massimi livelli. Queste cose vanno anche pensate, organizzate, però per queste cose ci vogliono i soldi. Cioè a Cannes, perché a Cannes sono segreti di Pulcinella? A Cannes ogni sera sulla passerella arrivano tanti personaggi importanti, registi, attori soprattutto, non solo francesi, anche stranieri. Perché? Perché i festeggiani pagano il viaggio e l'albergo. Allora è chiaro che se noi avessimo un budget a disposizione, se la Biennale avesse un budget diverso e quindi la mostra avesse un budget, che so, pari a quello del Festival di Roma, non sarebbe difficile. Per dire, Richard Linklater, spero che vi ricordiate, un regista che è stato tra i più interessanti a dare un po' di freschezza al cinema indipendente americano, ieri era in sala per difendere il film del suo amico Ethan Hawke. Non era venuto per Antoine Fuqua, è venuto per Ethan Hawke. Io me lo sono ritrovato in sala, sono rimasto sbalordito, non lo sapevamo nemmeno. Però ecco, in realtà gli elementi giusti per fare appunto del tappeto rosso una maniera anche per mettere a fuoco appunto che cosa sta succedendo nel cinema, ci sono tutti. Poi con un altro po' di aiuti forse ci riusciremo. Per noi la selezione italiana è una selezione fatta di 4 film in concorso, 3 film in orizzonti, di 3 omaggi ma sentiti, cioè un qualche cosa che per noi era importante rappresentare qui, vale a dire ricordare che ci sono stati itinerari particolarissimi dentro il cinema italiano, sono stati quelli di Francesco Citto Maselli, Giuliano Montaldo e Carlo Rizzani, e in qualche modo, come dire, permettere a loro di fare un piccolo bilancio di quel pezzo di storia del cinema italiano. Lo vedremo ancora meglio oggi con il film di Lizzani su Giuseppe De Santis. E poi, però c'è Controcampo Italiano. Il Controcampo Italiano è tutto fuorché una vetrina, tutto fuorché una difesa acritica dell'esistente. Sono 5 opere prime e 2 opere seconde che hanno funzionato benissimo. Non so, gli americani, i critici americani, i giornalisti americani hanno adorato il film di Marco Spagnoli, dicono finalmente ci viene offerto dall'Italia uno specchio per guardare noi stessi in un momento che abbiamo dimenticato dell'esperienza
che il nostro cinema, il cinema hollywoodiano ha fatto nell'internazionalizzarsi, come sapete continua a farlo, no? Perché adesso la Hollywood sul terrore si è spostata a Bucarest piuttosto che a Sofia. E poi ieri, alla fine della proiezione del compleanno di Marco Filiberti, c'erano gli spettatori che dicevano bravi, bravi, bravo, viva il cinema italiano, quindi vuol dire che in qualche modo è un anno cerniera, un anno in cui comunque delle opere un po' più insolite, un po' più fuori norma, si sono comunque potute produrre nonostante la crisi. E a questo punto ci fa soltanto piacere che sia esistito un modo per repertoriare quelle che a noi sono parse più probanti. Però, io l'ho sempre detto, cioè, voglio dire, non sono stato io certo a pensare che un momento di grande richiamo per il cinema si potesse organizzare in autunno a ridosso delle date della mostra. Chi l'ha fatto ovviamente aveva un intento bellicoso nei confronti della mostra. Ho sempre detto, l'ho detto a Veltroni e a Bettini, che Roma aveva bisogno semmai di rivivificare un'esperienza che si è spenta, quella dell'estate romana, quella appunto che permetterebbe davvero a, non so, 20 grandi film dell'estate e dell'autunno di essere presentati in prima internazionale, tanto comunque il Festival di Roma accettano anche le prime regionali o nazionali, di essere presentati però in un quadro talmente straordinario che veramente i produttori e gli esportatori sarebbero felici di dare la prima internazionale a un festival dove, nella Basilica di Massenzio oppure sul clivo di Venere, si crea un vero clima di festa, molto più affascinante che all'auditorium. Però naturalmente questo vorrebbe dire delle date diverse, vorrebbe dire delle date in estate, vorrebbe dire d'altro pensare di collegarsi immediatamente, visto che il Festival di Roma presta un'attenzione particolare soprattutto al cinema italiano e al cinema americano, in modo da a questo punto accompagnare alcune delle uscite che si possono fare ancora in luglio, cioè non sono ancora le uscite dei film balneari, dei film da arena estiva, sono quei film particolari che però delle volte si sceglie di far uscire d'estate. Io sono rimasto sbalordito quando ho letto le dichiarazioni dei nostri governanti dei primi anni di quella che allora era la festa di Roma, che si parlava di un'armonizzazione, di un coordinamento tra i tre festival dell'autunno: Venezia, Roma, Torino. Ora, con il massimo rispetto per il nuovo corso del Festival Torinese, sono sicuro che Gianni Amelio ci saprà regalare non poche sorprese, però non è che queste cose si possono decidere in modo governativo. Io, se mi devo scegliere un festival di riferimento nell'autunno, scelgo il Giornata del Cinema Muto di Pordenone. È, dopo la mostra di Venezia, il festival che ha da sempre ottenuto più interesse, più riscontro a livello planetario, che fa un lavoro pazzesco e che si può tranquillamente integrare. Sarebbe molto bello semmai parlare di un'armonizzazione tra la mostra di Venezia e le giornate di Pordenone sui grandi cantieri retrospettivi. Queste sono delle sinergie, per usare una parola che piace tanto ai politici, che potrebbero avere più senso.